È stato pubblicato sulla rivista Nature, tra le più importanti pubblicazioni scientifiche a livello mondiale, lo studio clinico, tutto italiano, sui benefici apportati all'organismo dei bambini dal latte fermentato con Lactobacillus paracasei CBA L74, che si è dimostrato in grado di aumentare nei bambini che lo assumono la presenza di immunoglobuline A, che proteggono l'organismo in modo molto simile a quanto avviene nei bambini allattati al seno materno, cioè favorendo la maturazione del sistema immunitario e del microbiota, l'insieme di microorganismi che convivono con l'organismo umano, aiutandolo a stare meglio. Il marchio Plasmon, detenuto da Kraft Heinz, ha già immesso sul mercato alcuni prodotti oggetto dello studio, che è frutto della piattaforma di ricerca sulle matrici fermentate che Kraft Heinz da 12 anni sostiene in collaborazione con i maggiori centri di eccellenza italiani ed è coordinato, tra gli altri, da Roberto Berni Canani, responsabile del laboratorio di immunonutrizione del Change e biotecnologie avanzate di Napoli e professore di pediatria all'Università Federico II di Napoli, e da Andrea Budelli, presidente Continental Europe di Kraft Heinz. Da anni stiamo studiando gli effetti di questa nuova strategia nutrizionale, queste matrici fermentate. In pratica un probiotico, un batterio di origine umana fermenta un alimento molto importante per la nutrizione umana che sarebbero le proteine del latte vaccino. Il frutto di questa fermentazione ha degli effetti molto importanti per lo sviluppo e le funzioni del sistema immunitario e quindi abbiamo dimostrato che questa strategia nutrizionale del tutto innovativa protegge i bambini dalle infezioni, sia gastrointestinali che respiratorie. Poi abbiamo definito tutta una serie di meccanismi d'azione e adesso nell'ultimo studio apparso su Nature Communications abbiamo dimostrato che anche in epoca neonatale è possibile osservare questi effetti di rafforzamento del sistema immunitario e anche una modulazione positiva della microbiota intestinale. Quello che abbiamo fatto è stato quello di cercare un lattobacillo nuovo nei bambini sani, quindi nell'intestino dei bambini sani, e selezionare un organismo capace di fermentare le normali matrici alimentari, quali il latte e i cereali, e che fosse poi capace, come prodotto di fermentazione, di presentare delle proprietà biologiche particolari, in particolari protettive e immunostimolanti. Stimolando il sistema immunitario c'è un'altra ottima e positiva conseguenza, è quella di una modulazione positiva del microbiota intestinale, i miliardi di batteri che colonizzano il nostro organismo, che a loro volta hanno un effetto positivo sul sistema immunitario. Quindi si innesca un circolo virtuoso che parte da una stimolazione del sistema immunitario, giunge a una modulazione del microbiota intestinale per poi ritornare a un rafforzamento del sistema immunitario. L'effetto definitivo è una protezione molto ampia, lo ripeto, sulle infezioni del bambino. È un fatto inedito però che una ricerca che riguarda un prodotto commerciale già in vendita venga pubblicato su una rivista prestigiosa come Nature. L'unicità è proprio questa, aver usato un prodotto commerciale nei dosaggi che sono usati nel prodotto commerciale e andare a misurare degli outcome molto moderni e anche ambiziosi, quale il microbioma, quindi la composizione della microflora intestinale del bambino, che è un vero e proprio organo ormai, non viene più considerato un ospite, ma un organo vero e proprio, e il metaboloma, che è ovvero tutto quello che è il risultato del metabolismo e della fisiologia del bambino. Quindi è stata, penso che Nature abbia deciso di accettare la nostra pubblicazione, cosa che non succede, succede molto di raramente, molto raramente con prodotti commerciali, proprio per la novità e del risultato ottenuto e anche le modalità con le quali abbiamo ottenuto questo risultato. Si parla molto di alimenti funzionali, ma le evidenze scientifiche dietro molti alimenti promossi come alimenti funzionali era piuttosto scarsa. Per questo motivo abbiamo deciso di impegnarci a 360 gradi, coniugando ricerca di base di alto livello e ricerca clinica che ha coinvolto molti pediatri italiani, molti centri di ricerca, non soltanto universitari, ma anche ospedalieri, anche della famiglia, per poter avere proprio le evidenze di cui avevamo bisogno circa l'efficacia. Adesso conosciamo bene i meccanismi d'azione, conosciamo bene le potenzialità in termini di protezione dalle infezioni del bambino. Ovviamente modulando il sistema immunitario la nostra ambizione è di spingerci oltre, perché modulare positivamente il sistema immunitario vuol dire anche prevenire eventualmente dalle allergie, dalle malattie autoimmunitarie, quindi sono in corso molti studi in questa direzione.
Naturalmente, spiegano i ricercatori, tutto questo vale per il bambino come per gli adulti e gli anziani in particolare, e sono già allo studio nuovi progetti per una protezione di tutti gli individui sin dalle prime epoche della vita di ciascuno di noi.